Sì, grazie, buongiorno. Io in realtà mi ero preparato di dire due parole su che cosa ho imparato da questo modo, da questi moduli del master che abbiamo fatto a Siena e cosa farei diversamente ove, come speriamo tutti, il master si rinnoverà. Ricordo brevemente, forse l'ha fatto Massimo, io sono arrivato con un po' di ritardo, che diciamo così, quando abbiamo lanciato questa idea del master, venivamo da un'esperienza di 100.000 fiori, non mi ricordo qual era il numero esatto che Mauro aveva indicato, ma insomma che tanti fiori fiorissero. Venivamo da 2-3 anni di spontaneità e creatività e ci era sembrato giusto riunire tutto insieme. E da questo punto di vista direi il primo risultato è stato largamente raggiunto, è stata un'impresa sicuramente condivisa, con fatica soprattutto immagino da parte del coordinatore, ma condivisa da tutti gli Atenei e che quindi si pone un po' anche come esempio per la regione che tanto ci preme come università a coordinarci nei corsi, dividerci il lavoro e così via. Il secondo obiettivo che ci eravamo dati, o almeno che io avevo immaginato ci fossimo dati, era quello dell'interdisciplinarietà. Siamo tutti docenti e discenti provenienti da diverse discipline. Stamattina tre ragazzi hanno appunto detto la loro esperienza trasformativa di politologi e architetti che hanno collaborato insieme. Ecco, diciamo, il master nasceva come esperienza interdisciplinare e probabilmente nel modulo metodologico questo è avvenuto sicuramente perché abbiamo invitato docenti veramente di ogni provenienti da diverse esperienze. Il terzo obiettivo era quello di unire teoria e prassi, nel senso che voleva essere un corso anche professionalizzante e da questo punto di vista le sezioni o i moduli metodologici si ponevano questo obiettivo. Il quarto era il tentativo, forse ambizioso, in parte riuscito, in parte no, di indirizzare la formazione non solo, diciamo così, a giovani studenti o appena laureati, ma anche alla pubblica amministrazione. Quindi, diciamo, anche tarare il linguaggio per questo tipo di pubblico. Come siamo andati su questi obiettivi? Beh, la prima cosa che devo dire è che il nostro master ha puntato molto sugli aspetti metodologici. Diciamo, una parte sostanziosa del primo semestre è stato dedicato al come fare le cose. Di fatto anche il modulo di Firenze, Unifi e SUM erano tutto sommato rivolti a capire come si fanno le cose. E questo, secondo me, veicola un primo messaggio importante che vorremmo, credo, conservare e che comunque io ho trovato arricchente e sul quale i ragazzi si sono... Ragazzi, insomma, ora scusate questo termine, è del tutto improprio perché c'erano persone di ogni età. I diversamente giovani e i veramente giovani si sono espressi, credo, con chiarezza. Cioè che la partecipazione, i processi partecipativi non sono o non possono essere esclusivamente affidati alla spontaneità, non si improvvisano. Le condizioni che rendono la partecipazione possibile vanno costruite e vanno garantite nel contesto nel quale queste esperienze avvengono, perché diciamo così le persone possano in maniera fruttuosa partecipare, deve essere creato un contesto adatto. Diciamo, in natura non sempre o non automaticamente è possibile generare questo tipo di contesto. Da questo punto di vista la conseguenza è che i processi partecipativi richiedono professionalità squisitamente rivolte ad esse, che si stanno formando. Tutto sommato la legge regionale toscana ha innovato da questo punto di vista e ha gettato una prima, come dire, un primo seme di capitale umano che si sta creando. Hanno seguito anche la legge, è seguita poi la legge dell'Emilia Romagna, non so se altre ce ne sono state, ma comunque sicuramente l'esperienza toscana ha generato un minimo di capitale, di risorse umane dirette alla professionalizzazione di questo settore. E anche un mercato interno piccolino, non voglio dire asfittico, ma insomma limitato, però diciamo sicuramente un mercato che potenzialmente potrebbe crescere, soprattutto se appunto si fa strada l'idea che la partecipazione richiede professionalità.
e professionalità che si formano, non si inventano, non si riciclano. Non è necessariamente vero che un facilitatore di focus groups vada bene anche per i processi partecipativi e viceversa, però diciamo la professionalità conta. Questo è il primo messaggio e da questo punto di vista i risultati che abbiamo avuto credo sono incoraggianti. Tutti i progetti che abbiamo nel modulo che si chiamava F forse dell'Università di Siena di febbraio, nel quale abbiamo invitato i ragazzi a sporcarsi le mani con delle loro concrete proposte, alcune delle quali abbiamo già cominciato a vedere nel corso della giornata, sicuramente hanno recepito questo e abbiamo assistito a una crescita significativa delle loro competenze su questo. E da questo punto di vista, come docente, devo dire la verità, sono stato molto contento della classe, nonostante le difficoltà logistiche. Siena in particolare non è sede che si presta ad essere avvicinata facilmente, però diciamo con grande dedizione tutti hanno fatto il loro dovere. Il secondo, quindi diciamo, all'aspetto metodologico è importante. Il secondo elemento importante, credo, nella nostra esperienza è stata quella che definirei, con mancanza di altri termini, una didattica attiva. Cioè abbiamo cercato di associare alla didattica frontale anche aspetti pratici. Da questo punto di vista il mio personale rammarico è che forse abbiamo fatto troppo poco, avremmo potuto fare di più. Questo è il feedback che ci è arrivato dai diversamente giovani e dai veramente giovani, però sicuramente il momento dell'esperienza unito al momento di riflessione teorica è indispensabile per questo tipo di esperienze. E da questo punto di vista direi che l'unione di teoria e prassi, se mi passate questa battuta, deve ruotare intorno a tre temi fondamentali. Il primo è, diciamo così, avere un'idea del menu di scelte possibili. Se mi passate l'analogia, il ristorante della partecipazione o della deliberazione, poi oggi pomeriggio Floridia ci spiegherà la differenza, il menu è molto vario, diciamo così, la cucina può offrire molti piatti molto diversi, a volte con nomi un pochino simili, cosa che succede anche in cucina. In Toscana lo stesso piatto è chiamato in modi diversi, in luoghi diversi, però fondamentalmente la stessa cosa. Questo succede anche nella partecipazione, però effettivamente c'è una ricca varietà di metodiche. Da qui l'esigenza, direi, primaria di capire cosa è adatto a che cosa, cioè di unire le metodiche alle esigenze di volta in volta presenti sul campo. Questa è un'abilità, una sensibilità forse più appropriato dire, che diciamo così si acquista appunto conoscendo ovviamente le metodiche, ma anche sperimentandole. Da questo punto di vista il master ha offerto, credo, un'opportunità unica di misurare i discenti e anche i docenti, mi metto tra questo, con dei, tra virgolette, pratici, cioè delle persone che fanno questo per mestiere, proprio per sviluppare questa sensibilità, la capacità di comprendere quali sono le metodiche più adatte di fronte ai problemi che di volta in volta le comunità hanno davanti. La seconda, e mi è piaciuta una frase che è stata detta oggi, che ora riprenderò, la necessità, nel momento in cui si applicano queste metodiche, di essere flessibili. Qualcuno ha detto oggi la capacità di farsi sorprendere. Mi è piaciuta questa frase. Perché? Perché, diciamo così, nel momento in cui andiamo ad applicare delle metodiche consolidate a dei problemi concreti, non sempre tutto viene o torna come dovrebbe. In fondo, diciamo così, questo è tipico anche delle scienze. Noi applichiamo delle tecniche, siano le scienze naturali o sociali, che poi ci riportano dei risultati che richiedono in qualche maniera un nostro impegno per essere interpretati e adattati. La stessa cosa succede qui, cioè la capacità di non applicare in maniera automatica, direi meccanica, l'enorme varietà di metodi che sono disponibili. Per usare la frase di una persona che ora non è molto popolare, Donald Rumsfeld, lui disse una volta una cosa che, diciamo, mi ha sempre colpito come vera anche per gli scienziati. Ci sono le cose non conosciute che sappiamo che ci sono e sulle quali dobbiamo prestare attenzione, ma ci sono anche quelli che lui chiamava gli unknown unknowns, cioè
le cose non conosciute che non sappiamo che esistono. Ecco, qualsiasi processo partecipativo ci deve rendere sensibili a questo tipo di novità e quindi la capacità di farsi sorprendere. Terzo elemento dell'obiettivo didattico, che secondo me non è facile da raggiungere, è il giusto mix tra la meccanica, diciamo così, e l'anima dei processi partecipativi. Qualcuno potrebbe obiettare che proprio nel momento in cui si sviluppano metodologie così sofisticate per gestire questi processi, ci si allontana dalla realtà, si trasforma in artificiale qualcosa che invece è stato creato per arricchire la realtà. Come equilibrare l'artificiale con il naturale nei processi partecipativi è una sfida, credo, non solo didattica, nel senso di trasmettere agli studenti questo tipo di sensibilità, ma anche nel momento in cui costoro si trasformano in professionisti, è una sfida difficile da raccogliere. Questi tre obiettivi didattici sono stati raggiunti nel nostro caso, non sono io che lo posso dire, gli studenti, i discenti valuteranno di volta in volta, però sicuramente sono tre sfide didattiche che ci aspettano anche per il futuro. Capire quali sono i metodi più adatti, essere guardinghi sulle loro applicazioni nel momento in cui si calano nella realtà concreta, mediare con efficacia tra artificiale e naturale. Ultimo punto che vorrei dire, è diciamo, che cosa questo tipo di esperienza mi ha dato, oltre che come dire, una grande ricchezza di idee e di proposte provenienti da quelli che hanno partecipato ai nostri corsi. La prima lezione che porto a casa è che ci vuole più tempo per fare queste cose, nel senso che il processo di maturazione sia di chi insegna che di chi si applica a queste cose richiede un congruo periodo di tempo e molto spesso, lo riconosco, soprattutto nel nostro modulo, siamo stati molto compatti, molto sincopati e questo probabilmente dovrà essere evitato. Una seconda cosa che ho imparato personalmente è essere attenti, diciamo così, nel processo di partecipativo non solo a che cosa avviene nel momento in cui il processo si fa, ma anche a quello che, come ha detto qualcuno oggi, c'è a monte e a valle. Che cosa voglio dire? Da un lato che chi partecipa a questi processi va coltivato con attenzione. Non è automatico che tutti partecipino, non è automatico che tutti gli interessi partecipino, non è automatico che tutti si esprimano liberamente nel momento in cui decidono di partecipare. Le scienze sociali ci dicono, per esempio, per usare una battuta di Schatzschneider, che è un politologo, che in genere la partecipazione è composta da persone che hanno un pronunciato accento upper class. L'eremoscia, diciamo. È vero, almeno gli studi empirici ce lo dicono, un obiettivo dei nostri strumenti è limitare, ovviare a questo problema. La seconda considerazione che dobbiamo fare è che molte persone non partecipano perché non amano il conflitto e quindi paradossalmente ci troviamo nelle situazioni nelle quali, quando c'è più bisogno di processi partecipativi, è più difficile avere un quadro accurato degli interessi in gioco, perché alcuni gruppi si ritirano, alcuni soggetti si ritirano. Il terzo, anche questo piuttosto disarmante, è che la gente ama parlare con quelli che la pensano come loro. Non solo, amano anche leggere quello che a loro piace sentirsi dire. Questi sono dei limiti che le scienze sociali ci indicano, ma i metodi partecipativi devono superare. La sfida è come. La sfida? È come farlo. E non vi dico come si fa qui, se il master ci sarà, vedremo. Dipende da dove si parte. Cosa succede dopo? Qui segnalo due cose che ho realizzato proprio discutendo con i ragazzi, o meglio, ho rafforzato nelle mie convinzioni. La prima è che queste esperienze vanno inserite sistematicamente nei processi di politiche pubbliche, altrimenti si crea un fenomeno di aspettative
inflazionate che, non trovando rispondenza nel sistema politico, genera un'insoddisfazione, una sfiducia ancora superiore a quella che cerchiamo di ovviare. La seconda è che noi dobbiamo fare un master non solo per i giovani, non solo per la pubblica amministrazione, ma dobbiamo fare anche un master per i politici. Perché? Perché questo tipo di processi chiamano in causa in maniera cruciale la concezione della politica che hanno molti politici. La rappresentanza, tutto sommato, è vista da alcuni come minacciata dai processi partecipativi. Non è così, però questo è un fatto sul quale dobbiamo riflettere. Con queste mega domande finisco, spero di essere rimasto nei tempi, non so cosa succede adesso. Ti ringrazio molto. L'applauso è per ciò che hai detto e anche per il grande impegno che hai dedicato insieme a tutti i colleghi senesi a questo master. Solo due piccolissime sottolineature, poi andiamo avanti se non avete crampi ancora di fame indomabili. Due piccole sottolineature, io l'ho detto all'inizio, credo che la seconda edizione del master comunque si chiamerà, perché è bene che anche i presenti sappiano che insieme a Pierangelo, ad Antonio, ad altri amici, stiamo anche riflettendo proprio sul formato. Abbiamo avuto le difficoltà notevoli, non lo devo dire, in una sede come questa dove, nonostante l'enorme prestigio plurisecolare, immagino si lotti tutti i giorni con la burocrazia universitaria, quindi noi abbiamo avuto un rodaggio burocratico davvero faticoso e che certamente ha indotto qualche sacrificio sulla progettazione sostanziale, quindi poi alla fine abbiamo deciso di partire. Ora, questo rodaggio burocratico dovremmo tentare di alleggerirlo e dovrebbe essere abbastanza alle nostre spalle, anche se vedo che gli Atenei si ingegnano a interpretare in maniera sempre più autogarantente da un punto di vista burocratico le costantemente nuove norme ministeriali. Ciò detto, due aspetti soltanto da sottolineatura e poi mi cheto da questo punto di vista. La prima, io aggiungerei alla possibilità di annoverare fra gli allievi del master non soltanto i politici bene, però quello che io credo molto in quello che osservavamo stamattina, anche se da punti di vista diversi con Alberto Magnaghi, qui c'è un problema di alta dirigenza e ci sono amministrazioni pubbliche dove il dirigente è il dominus della politica pubblica, salvo che quella politica pubblica non interferisca con una qualche agenda politico soggettiva più o meno maggiore, più o meno minore. Il secondo punto è che noi dovremo concentrarci su un qualche orizzonte specifico. Cioè io ho l'impressione che abbiamo due leggi, adesso sono un po' toscanocentrico ma ci sono delle urgenze, due leggi da coltivare con molta attenzione da un punto di vista formativo, che sono la nuova legge sulla partecipazione, focalizzando la nostra attenzione su cosa sia e come può funzionare quello che è stato il grande assente fino ad oggi, cioè il dibattito pubblico, e la nuova legge sul governo del territorio, che per la prima volta, non soltanto in Toscana, realizza l'auspicio che tu, se il Consiglio regionale non la riscrive, non la stravolge naturalmente, l'auspicio che tu formulavi testé, vale a dire la partecipazione come parte integrante del processo in quanto parte integrante di un procedimento. Credo che non potremo nella seconda edizione del master occuparci di tutto a 360 gradi, dovremo trovare due focus o poco altro, ma in realtà c'è un grande bisogno formativo su questi due filoni. Se poi con l'aiuto di Alberto e della sua scuola riuscissimo anche a intercettare qualcuno che fa dichiaratamente di mestiere l'urbanista e si pone dall'altra parte, dai banchi, come dire, dei discenti e comincia a immaginare a sua volta di introiettare questo tipo di questioni nella costruzione stessa, nella costruzione tecnica del progetto, questo sarebbe poi un grande risultato.